Buonasera e benvenuti al Notiziario della Cooperazione, la rubrica quotidiana di Cooperative Italia che vi segnala le notizie principali dal mondo della cooperazione e dintorni. Si chiama Single Startup Market ed è il progetto presentato alla Commissione Europea da 29 esperti in materia di innovazione, tra i quali troviamo anche Gianluca Dettori di DPixel. L'idea è di creare un unico mercato per le startup innovative europee, uniformando la legislazione dei paesi del vecchio continente. Nello specifico, si vuole creare regole comuni per quanto riguarda le agevolazioni alle startup, il fisco, il lavoro e le procedure di fallimento. In questo modo sarà possibile attrarre nuovi investitori e attivare processi di scalabilità delle imprese. Cala il numero delle esportazioni nel mese di aprile. Secondo l'Istat, l'export italiano perde l'1% su base annua, mentre guadagna 2,7 punti percentuali su base mensile. L'Italia fa registrare risultati positivi solamente nei rapporti con i partner commerciali storici, come la Germania, la Francia e gli Stati Uniti. C'è invece un saldo negativo con quasi tutti i paesi extraeuropei. Per quanto riguarda invece i singoli settori, troviamo delle variazioni negative in tutti i comparti, fatta eccezione per l'elettronica ed i mobili. Passiamo al mondo della cooperazione. C'è una cooperativa tra i maggiori gruppi mondiali nel comparto delle conserve. Si tratta di Conserve Italia, che si trova all'ottavo posto mondiale ed occupa l'1,2% del mercato. Ai primi tre posti troviamo invece Del Monte, Bonduel e Kraft. L'indagine, effettuata dall'Ufficio Studi e Ricerche di Fondo Sviluppo per Confcooperative, svela come dal 2010 al 2015 il comparto delle conserve di fagioli, frutta, verdura e pomodoro abbia perso in termini di valore delle vendite, ma sia cresciuto in quanto a volume delle vendite stesse. Vi segnaliamo adesso un bando. C'è tempo fino al 22 luglio per candidarsi a Next Energy, il bando di Terna e Fondazione Cariplo che premiano 15 neolaureati in ingegneria con meno di 28 anni e 3 startup innovative attive nel settore elettrico. La Call offre ai neo ingegneri uno stage di 6 mesi all'interno di Terna, mentre per le startup è previsto un voucher di 50.000, 30.000 e 20.000 euro per le prime 3 classificate. Chiudiamo come sempre con gli appuntamenti. Lunedì 20 giugno alle ore 9.30 presso il Palazzo Ducale a Genova si terrà il seminario dal titolo La cooperazione sociale per i migranti, accoglienza, lavoro e sviluppo, organizzato dall'Alleanza delle Cooperative Sociali Italiane. Questa è la notizia del giorno, che trovate come sempre sul nostro sito cooperativeitalia.it. Vi diamo appuntamento a lunedì.